Allora, siamo in mezzo ai ghiacci e noi dobbiamo fare attenzione probabilmente a non creparci, vero? La scelta migliore sarebbe tenere la telecamera così. Più che altro, esatto, volevo sapere fin dove avevo il limite della mappa. Come 20? Aspetta, allora. Visto che tanto mi sembra che si continuano a muovere le ghiande in questa zona, calmo, io proverei... ho capito. Dicevo, proverei a prenderne il più possibile prima di avanzare. Cioè, più che altro non so come avanza il... cos'è quella roba? Ho visto una roba brillare e niente. Devo andare più avanti. Ok, qua me la sono meritata. Bella però l'animazione dopo che esci dall'acqua. Qua me la sono meritata, ok. Adesso sappiamo come funziona. Solo che alcuni pezzi di ghiaccio sono tanto lontani l'uno dall'altro. Ma non vorrei che in realtà proprio l'obiettivo della missione... Ah, il brilluccichio è di quando prendo le ghiande. Non l'avevo visto. Non vorrei che, dicevo, l'obiettivo della missione sia proprio arrivare a 20 ghiande. Più che altro io lo vedo fermo o è una mia impressione? Vabbè, io continuo a raccoglierne il più possibile. Ah, non posso neanche fare nient'altro in questo livello. Non posso attaccare, non posso fare niente se non saltare e basta. E vabbè, continuiamo a raccogliere più ghiande possibili. Tanto ce ne mancano solo 8. Ecco fatto. Là tra l'altro vedo... Ah, sono i pezzi di ghiaccio però scivolosi quelli. Vabbè. Aia. Dicevo, di qua si arriva. Allora, se faccio così dovrei arrivarci, esatto. Ecco qua, vabbè, qua l'ho rischiata apposta. Ah, ma ecco cos'è che salta fuori. È una orca? È un mega squalo dei ghiacci? Non lo so. Più che altro... Ok, mi sa, esatto, che devo guardare dov'è che ci sono le bolle in acqua. Perché il simpaticone mi insegue. Più che altro diventa difficile arrivare su alcune piattaforme, soprattutto su queste qua scivolose. Stronzone, mi ha preso alla fine. Dai che me ne manca una sola. Ecco fatto, dai, così l'ho anche evitato. Perfetto. Missione completata. Fammi indovinare, devo arrivare là in fondo, vero? Oh, ma guarda, una ghianda dorata. Vabbè. Oh, però decisamente poca vita. E più, aia, è che devo continuare a muovermi prima che il simpaticone mi arrivi contro. Ecco qua. Aia. No, ecco fatto. Meno male. Arriva il pescione, quanto ci fai? Ma dai! Ma è una soddisfazione per questo povero Cristo. Ah! Livello Pinocchio! Cos'è sta roba? Ah, sulle cellule! Che schifo! Cioè, nel senso,
Non penso proprio che l'anatomia di un pesce del genere funzioni così, ma comunque. Mi ricorda un po'... Scusami, giusto curiosità. Ok, questa è acqua. Posso andare sotto? No, sembrerebbe di no. Questa si apre. Eppure l'ho vista aprirsi io. Guarda, lo immaginavo. Lo immaginavo che sarebbe successo. Ma come ti apro a te? Ah, con una culata. Hai visto? Vabbè, proseguiamo. Andare sott'acqua non si può, quindi tutto quello che ci resta da fare è scivolare di sotto. Tac, tac, tac. E via. Che schifo. È una mia impressione, sento il battito del cuore. Beccatevi questo, stronzi. Aia. Dai che ho bisogno di fiori. Cercate di non prendermi più del necessario, per favore, che sono ancora corta da prima. Allora, vediamo quanti sassi ci vogliono. Niente. Ancora, ma levati. Dicevo, volevo vedere quanti sassi ci volevano per ucciderli. E mi sa che l'opzione migliore proprio per ucciderli a sto giro diventa proprio l'attacco speciale, perché così facciamo prima. Ecco qua, grazie. Io intanto proseguo piano piano. Ok, con tre sassate non gli bastano per morire. Però comunque gli facciamo danno. Io proseguo. Mi sa che muoio e mi riprendo tutti i fiori, vero? Ma scusami, ma io su quelle pareti qua... Ok, no, non mi posso aggrappare. E via, di nuovo. Ehi, ti aggrappi? Il più è che non riesco a capire il loro pattern di movimento. Perché io li colpisco, fanno un colpo all'indietro e poi ti saltano in avanti. Oh, prendilo. Ok, preso. Cosa abbiamo là dentro invece? Non lo so. Degli altri fiori, sì, grazie. Grazie che così... Ah, e dai, è entrato dentro il muro. Ah, va bene, non fa nulla. E niente, allora proseguiamo anche noi. Ho visto un altro... Ecco cosa mi ricordava, me l'ha appena ricordato questo muro fatto di schifo. Mi ha ricordato un livello dell'inferno in Dante's Inferno. Dunque, piano piano. Di già. Vabbè che effettivamente in un livello simile arrivare a 1000 forse era tanto, eh. Ok, è andato. Perché c'avevo sta sensazione di una roba già vista. Però continuavo a dire, boh, chissà dove ho visto una roba simile. Chissà dove l'ho visto in un altro gioco magari del genere, una roba tranquilla. Un po' mi ha ricordato anche... Ma fa apposta. I Griffin quando siamo nel livello dentro Peter. Però... era una roba un po' più grottesca quella che stavo pensando. E niente, ho finito i sassi perché... Ecco qua. Ok. Dai, aggrappati. Parabapà. Parabà. Ho bisogno di un po' di sassi. Qualcuno ce li ha? Oh. Ok. E niente. Il modo... migliore per colpirli questi è usare proprio l'attacco speciale e basta. Ma è una boss fight questa per caso? Allora aspetta un attimo. Ehi. Grazie. Attacco completo, eh. Guarda, lo immaginavo. E credo che anatomicamente un animale del genere non esista. Non penso proprio che all'interno di un pesce, anche preistorico, ci sia un intero organismo fatto di occhi. E che per riuscire a uscire da questo organismo gli devi ditalinare 30 volte gli occhi. Il problema non sono neanche io che continuo a passare da uno all'altro, ma il cerchio che tra un lancio e l'altro deve fare un minimo di cooldown. Ecco qua, fatto 30 volte.
Posso fuggire? Che schifo. Sappiamo tutti dove esce. E non era dalla bocca. Lo sapevamo tutti da dove sarebbe uscito e lo sapevamo che non era dalla bocca. Ovviamente è scena del film che non posso farvi vedere perché potrei. Però io lo evito apposta per evitare problemi di copyright, sappiatelo. Lascio l'audio perché vabbè l'audio chi se ne frega. Però almeno le scene di copyright così voglio cercare di evitarle. Sai, non vorrei mai perdere un canale solo per farvi vedere una scena in bassissima qualità. Però comunque, cerchiamo di proteggere questo canale fino alla fine. Poi la scena dove fa Kung Fu con i piranha. Sempre molto divertente questa parte. Chi è che gli ha rubato la ghianda? Non mi ricordo, un rapace? Oh, comunque mi sembra che ce la stiamo cavando benissimo in questo gioco.